Hey folks, ben ritrovati in questo nuovo video che in realtà è la risposta ad una domanda comune che sto ricevendo da molto tempo in direct su Instagram, tra l'altro se non mi seguite, @MircoEnrigo, ovvero quale obiettivo comprare dopo il kit 18-55. Il primo consiglio che vi do è quello di analizzare i dati EXIF delle fotografie che avete realizzato con il vostro kit base. Come si fa? Semplicemente caricate i file RAW in un elaboratore di file RAW, tra l'altro farò anche un video sui software gratuiti alternativi a Lightroom. Se vi interessa lasciate un like e un commento qui sotto e andate ad analizzare qual è la focale che utilizzate più spesso. Questo perché 18-55, quindi il kit base, significa che avete a disposizione un 18 mm, un 35, un 24, un 28, un 50, eccetera eccetera. Quindi avete già un modo di capire qual è la focale che vi piace di più. Nel momento in cui voi vi rendete conto che avete scattato spesso e volentieri a 35 mm, orientatevi su una lente di quel tipo. Il secondo suggerimento è zoom o fisso, ovvero dovete fare una scelta. Come sempre, scegliere è qualcosa di molto soggettivo in base all'utilizzo che si deve farne. Però spezzo una lancia a favore dei fissi, per vari motivi. Potete avere più sfocato, punto primo, cosa che in molti cercano. Potete avere più nitidezza, sono generalmente lenti più luminose e soprattutto vi portano a camminare, vi portano a muovervi all'interno della vostra scena e a capire qual è il punto di vista ideale per realizzare determinate foto. Lo zoom, che comunque in certi generi è fondamentale, ovviamente impigrisce un po', perché magari sì, realizzate differenti foto da fermi sullo stesso punto, ma poi il vostro punto di vista sarà sempre lo stesso, sarà semplicemente più o meno zoomato. Con il fisso siete veramente obbligati a muovervi, quindi automaticamente avrete una selezione di fotografie più varia. Ricordate inoltre che più andate su con la focale nel caso di uno zoom, più è necessario lo stabilizzatore, perché altrimenti è difficile scattare a mano libera. Il terzo consiglio che vi do è quello di orientarvi, se non avete proprio idee, su delle lenti definite tra virgolette standard, quindi il 24 mm, il 35 mm e il 50 mm. Generalmente sono tre focali che vanno bene un po' per tutto, vanno bene per i ritratti, ovviamente più vi avvicinate nella realizzazione di un ritratto, più avrete bisogno di una lente un po' più lunga per evitare di distorcere. Però per mezzi busti, figure intere o cose di questo tipo vanno più che bene. Il 35 mm lo reputo veramente perfetto. Considerate ovviamente anche la conversione, quindi la moltiplicazione della vostra focale, cosa fondamentale. Ogni marchio ha la sua, però generalmente insomma basta moltiplicare per 1,5 e più o meno ci azzeccate. Quindi considerate che se voi andate ad acquistare per esempio un 24 mm, l'equivalente che otterrete su formato ridotto sarà 35 mm. Questo non significa che avete un 35 mm, significa semplicemente che la lente a livello di angolo equivale a un 35 mm, però con tutte le caratteristiche, inclusa la distorsione, di un 24. Quarto ed ultimo consiglio è quello di sfruttare appieno qualsiasi lente avete a disposizione, che sia un kit base, che sia un fisso economico. Generalmente i 35-50 mm li trovate veramente a poco, sia per Nikon sia per Canon, ci sono veramente tante possibilità. Il kit base non è assolutamente una lente da buttare via, poi magari per alcuni marchi è un po' meglio, per altri marchi un po' peggio, ma comunque è una lente che per iniziare va più che bene, che vi permette di togliervi un bel po' di soddisfazioni e soprattutto di imparare la fotografia, di capire quali sono le focali che preferite, di fare i vostri esperimenti e di avere comunque sia un po' un tuttofare che vi permette di andare dovunque senza grossi problemi, senza paura di rovinarlo, anche visto il prezzo irrisorio. Detto questo, ovviamente non fatevi influenzare dal mio amore per i fissi e dal consiglio che io vi do nell'utilizzarli, perché ci sono fotografi che preferiscono gli zoom, che riescono a muoversi nonostante tutto, che non si impigriscono e riescono a scattare tranquillamente. Io, come vi ho già detto, siccome è un'altra domanda che mi fate spesso, come lenti prediligo in assoluto il 23 mm, che su molti altri marchi, io uso Fujifilm, sarebbe il 24 mm, però ovviamente non disdegno anche i successivi, quindi il 28, il 35. Generalmente preferisco quel range di focali. Se dovessi andare a fare un primissimo piano ad una modella, ovviamente andrei a utilizzare un 85, un 70 mm, dipende dalle situazioni. Io ho detto tutto, spero di aver chiarito un po' i vostri dubbi, se avete comunque delle domande scrivetele pure qui sotto nei commenti e io e gli altri utenti cercheremo sicuramente di darvi una mano. Vi ricordo che abbiamo una community su Telegram, la Folks Gang, trovate il link qui sotto in descrizione, e anche un canale Telegram dove quasi quotidianamente pubblico news e curiosità sul mondo della fotografia,
molto interessanti e scritti a misura di smartphone, quindi non perdetevelo assolutamente. Io vi auguro una buona continuazione, noi ci vediamo settimana prossima con nuovi contenuti e ovviamente vi auguro buona luce.